Esplosione a Sesto San Giovanni, in particolare in un edificio ubicato nel Milanese, esplosione che si è verificata intorno alle 5 del mattino in via Villoresi, che ha coinvolto due nuclei familiari, portando al ferimento di ben 6 persone, 5 dei quali in un appartamento e un altro in un altro appartamento. Sul posto sono accorsi ovviamente i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 per, diciamo così, dare un valido aiuto. Sono state trovate ferite per fortuna in maniera non grave le 6 persone rimaste coinvolte in questa esplosione che si è verificata questa mattina di oggi, 14 gennaio 2018, alle ore 5 in un edificio all'angolo tra via Oslavia e via Villoresi a Sesto San Giovanni, nel Milanese, che ha distrutto due appartamenti all'ultimo piano e non due piani come era stato riferito da parte di diversi siti web. 5 dei quali feriti, ripeto, per fortuna in maniera non grave. Il sesto è un uomo di 73 anni d'età che viveva nell'appartamento adiacente e che ha riportato ustioni del secondo grado. Vigili del fuoco, ambulanze del 118 si sono adoperati fin da subito a arrivare tempestivamente per dare un aiuto. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione del presente video, le foto parlano chiaro, andatele a cercare su qui sul web, vi renderete conto di come è messo il palazzo in questione. Un saluto, il video termina qua e al prossimo video.